Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig e questa è la settimana delle curiosità. Dopo Hinata, ecco un altro personaggio femminile, la bella Ino Yamanaka, rivale numero uno di Sakura. Ma bando alle ciance e via! Numero 1. Ormai lo sapete, i nomi all'interno dell'opera di Naruto hanno una valenza e un'importanza molto precise. Il cognome Yamanaka infatti si può tradurre in attraverso le montagne, chiaro riferimento alla tecnica del capovolgimento spirituale del suo clan, in grado di far crollare persino il ninja più forte e più resistente. Mentre il nome Ino è il cinghiale selvatico, motivo per cui Sakura quando la prende in giro la chiama Piggy, o in italiano Maial Ino, ottimo esempio di adattamento. Numero 2. Il clan Yamanaka, assieme a quello Akimichi e a quello Nara, sono tra i più vecchi e stabili nel panorama delle famiglie di Konoha, al punto da dar vita ad una vera e propria tradizione decennale all'interno dell'Accademia Ninja. I giovani rampolli di queste famiglie, infatti, da sempre venivano riuniti in un unico team, in modo da creare una squadra efficace e strategica, proprio come quella dei genitori di Ino, Shikamaru e Choji. In particolare all'interno del team Azuma, nonostante Shikamaru sia il più strategico e il più geniale, il leader dovrebbe essere proprio Ino, in virtù dei suoi voti eccellenti dell'Accademia. Numero 3. I personaggi disegnati da Masashi Kishimoto non sono famosi per una varietà infinita di vestiti, più o meno tutti indossano lo stesso outfit, certo cambia da una serie all'altra, ma di base non c'è molta fantasia. Tuttavia, i vestiti di Ino, sia nella prima che nella seconda serie, hanno in comune un particolare, il colore viola, che non è certo casuale. La famiglia di Ino infatti gestisce un negozio di piante e di fiori, e il loro stemma è proprio un fiore viola, il Japanese Bush Clover, una pianticella molto invadente che tende a crescere dappertutto, soffocando gli altri arbusti, insomma, invasiva proprio come la nostra Ino. Numero 4. La città di Konoha è piena zeppa di memoriali, cimeli e monumenti commemorativi. Abbiamo i volti degli Hokage scolpiti sulla montagna e abbiamo lapidi dedicate a eroi e a leggende, ma non tutti sanno che anche il clan Yamanaka possiede una specie di monolito su cui è scolpito il suo simbolo, assieme a quelli del clan Nara e del clan Akimichi. Questo a dimostrare il loro strettissimo legame e la loro tacita promessa di aiutarsi sempre nel momento del bisogno. Numero 5. Che Masashi Kishimoto sia un grandissimo fan di Dragon Ball ormai lo sappiamo, ma con Ino e i suoi compagni si è davvero superato. Lo schema Ino-Shika-Cho, usato dal team Azuma ma anche dai loro genitori, prende il nome dai loro animali guida, il cinghiale per Ino, come abbiamo visto, il cervo per Shikamaru e la farfalla per Choji. Questo dettaglio è una citazione alla prima serie di Dragon Ball, in particolare al mostro che nell'episodio numero 82 terrorizzava tutti i villaggi, un mostro in parte cinghiale, in parte cervo e con le ali di una farfalla. Numero 6. Ino, nel team Azuma, è l'unica che sposa un ninja di Konoha, e cioè Sai. Infatti Shikamaru si sposerà con Temari, della sabbia, mentre Choji con Karui, della nuvola. Molti fan si videro delusi da questa scelta, perché speravano che tra lei e Shikamaru sbocciasse una bellissima love story, ma purtroppo, stando alle ironiche parole di Kishimoto, sembrerebbe esistere un tacito accordo tra i tre clan Yamanaka, Nara e Akimichi, secondo cui non sarebbe onorevole unirsi in matrimonio. Ecco ragazzi miei, questa seconda puntata finisce qui. Scrivetemi nei commenti se conoscevate già queste curiosità oppure no. Io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, statemi bene e noi ci vediamo domani con il prossimo episodio, stavolta su un maschietto.